Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio condividere con voi la sostituzione di una porta di un connettore micro USB del mio vecchio telefono Alcatel che è guasto e non riesce in nessun modo a far caricare il mio telefono cellulare. Si tratta di un telefono abbastanza vecchio che però ho deciso di riparare. Vediamo come effettuare la sostituzione di questo connettore micro USB. Innanzitutto vado a smontare questo telefono e a rimuovere ovviamente la relativa batteria. Vado a rimuovere tutte le viti a croce presenti sull'involucro e una volta svitate tutte queste viti, vado ad aprire il contenitore utilizzando questo attrezzo, questa sorta di plettro apposito per l'apertura di telefoni cellulari. Cerco anche di estrarre il circuito stampato dal suo involucro in plastica, stando molto attento soprattutto agli interruttori laterali del volume e della torcia. Una volta liberato il circuito stampato, vediamo dove si trova il connettore micro USB che dovremo andare a dissaldare. In questi casi occorre fare delle precisazioni. Tutto il circuito stampato di solito in questi telefoni viene saldato utilizzando delle leghe di stagno senza piombo che però hanno delle temperature di fusione abbastanza elevate, parliamo dell'ordine dei 220-230 gradi. E quindi in questi casi occorrerebbe per dissaldare questo connettore una stazione ad aria calda con una temperatura impostata sui 280-300 gradi. Tuttavia, la presenza di questi microcomponenti nei pressi del connettore micro USB rende questo lavoro più complicato perché questi componenti rischiano di volare via o di distruggersi. Inoltre, nell'altro lato sono presenti anche i pad della tastiera e i relativi LED di illuminazione che potrebbero venir distrutti dalle elevate temperature necessarie per dissaldare questo stagno ad alta temperatura utilizzato. Pertanto, in questo caso è sconsigliabile l'utilizzo dell'aria calda per rimuovere questo tipo di connettore micro USB. A questo punto però possiamo utilizzare un'altra soluzione, che è quella di fondere, di aggiungere ulteriore stagno a bassa temperatura, magari dello stagno, una lega stagno piombo che fonde a 183 gradi, o ancora meglio dello stagno a bassissima temperatura come questo della Mechanic da 138 gradi, che aggiunto a quello già presente sul circuito ne abbasserà complessivamente la temperatura di fusione e con l'apporto che aumenterà la massa termica ci consentirà agevolmente di dissaldare questo connettore senza utilizzare l'aria calda. Pertanto procedo con questo metodo applicando il mio solito flussante Amtec NC559 che favorisce la dissaldatura e a questo punto non dovrò far altro che aggiungere dello stagno, ad esempio il Mechanic a bassa temperatura a 138 gradi, che andrà ad abbassare la temperatura di fusione di questo stagno originario presente sul circuito stampato, facendola avvicinare ai 138 gradi. Maggiore sarà la quantità di stagno che metteremo e più bassa sarà la temperatura di fusione della nuova lega. Con un saldatore a punta media e impostato sulla temperatura di circa 320-350 gradi, insistendo per qualche secondo sul connettore con il nostro saldatore e utilizzando queste pinzette, potremmo facilmente rimuovere il nostro connettore micro USB. Fatta questa operazione andiamo a pulire le piste sul circuito stampato utilizzando della trecciola dissaldante professionale. Io uso questa della Chemtronics con cui mi trovo molto bene. Questa treccia dissaldante contiene già al suo interno del flussante per agevolare l'incorporamento dello stagno.
Se non riusciamo in un primo momento a togliere lo stagno perché la temperatura è sempre comunque troppo alta, basterà semplicemente aggiungere ulteriore stagno meccanico da 138 gradi e potremo facilmente poi riappliccare la nostra trecciola dissaldante per rimuovere tutto lo stagno presente. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento giusto per mettere like ed iscriversi al canale per supportarmi. Grazie mille. Una volta rimosso tutto lo stagno da queste piazzole, andiamo a fare un po' di pulizia con dell'alcol isopropilico e a rimuovere ogni impurità o eccesso di flussante e di stagno dal nostro circuito stampato e siamo pronti per effettuare il montaggio del nuovo connettore micro USB. Trattandosi di un vecchio telefono, potreste anche voler recuperare un connettore micro USB da un vecchio circuito stampato, procurandovi un fornetto del genere impostato su una temperatura da controllare sui 280 gradi. Andiamo ad appoggiare il nostro circuito stampato da cui vogliamo prelevare il connettore micro USB e dopo qualche secondo il nostro connettore micro USB potrà essere facilmente dissaldato dal suo circuito stampato senza problemi. Questi connettori non sono tutti uguali, ma ne esistono di svariate forme e modelli e voi dovrete selezionare quello che più si avvicina al vostro, cercando anche di rispettare il verso del trapezio nella saldatura per evitare di invertire il positivo e il negativo di alimentazione e quindi per evitare malfunzionamenti successivi. Una volta individuato il nostro specifico microconnettore USB, andiamo a posizionarlo, a provarlo. Nel mio caso ne ho scelto uno simile ma non identico, trattandosi di un vecchio telefono. Vado a verificare la corretta tenuta e posizione di questo connettore micro USB leggermente diverso e soprattutto anche vado a verificare che le piste sul circuito stampato corrispondono ai piedini effettivi del connettore, in modo da assicurarmi una tenuta corretta della saldatura una volta che questa sarà effettuata. A questo punto applico il mio solito flussante Ametec 559 su questi piedini e anche sul connettore e poi con il mio solito stagno a bassa temperatura della Meccanica 138 gradi vado ad effettuare le saldature. In questo modo, anche sbagliando, avrò la possibilità di tornare indietro e di saldare stavolta più facilmente questo connettore grazie a questo stagno a bassa temperatura. E poi vado ad applicare il mio connettore micro USB e con un po' di stagno sulla punta del saldatore a stagnare ogni pin. Non vi preoccupate se in questa fase si creeranno delle giunture di stagno, riapplicando del flussante e andando con la punta del saldatore a rimuovere lo stagno in eccesso, eventualmente anche utilizzando la treccia dissaldante, con un po' di pazienza e diciamo pulendo spesso la punta del saldatore, potremmo andare a separare ognuno di questi pin dallo stagno in eccesso. Una volta che avremo concluso questa saldatura e rimosso tutti gli eccessi di stagno, pulendo il saldatore, usando anche il flussante eventualmente, possiamo andare ad effettuare il completamento della saldatura andando a saldare anche l'involucro esterno del connettore, la parte ground che va collegata alla massa del nostro telefono. Vado ad applicare lo stesso stagno meccanico a bassa temperatura alle due alette e al contatto di massa sul circuito stampato, facendo attenzione a non far entrare lo stagno all'interno del connettore che in questo specifico caso risulta essere aperto. Una volta fatta questa saldatura, il nostro connettore è pronto per essere utilizzato, ma prima effettuiamo una pulizia con dell'alcol isopropilico per rimuovere tutti i residui di flussante e pulire la saldatura. A questo punto posso andare a rimontare il mio telefono cellulare
e effettuare subito una prova. Prima però, avendo utilizzato un connettore non identico all'originale, devo leggermente smussare il bordo del contenitore per farlo entrare correttamente. Se vi sta piacendo questo video, non dimenticate di mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie mille. Una volta reinserite tutte le viti e inserita la batteria, andiamo ad effettuare il primo collaudo di questo nuovo connettore micro USB. Vado ad inserire la spina e poi, momento di suspense, vediamo cosa accade. Ecco a voi il caricabatterie che sta ricaricando correttamente questo cellulare e quindi questa riparazione è riuscita correttamente. Inoltre il connettore adesso è fermamente connesso al telefono e quindi il vecchio connettore era chiaramente difettoso. Beh, a questo punto direi che un bel like ci può anche stare. Voi che ne dite, no? Questo telefono sarà da me utilizzato prevalentemente per il suo apparato radio. Questo telefono infatti ha una radio che funziona senza l'inserimento degli auricolari e quindi è molto comodo per ascoltare la radio senza utilizzare delle cuffie. Ha un'ottima ricezione e anche un buon audio, come potete ascoltare voi stessi. Bene, io vi ringrazio per la visione e come al solito vi do appuntamento alla prossima volta.